utilizzare il cane di San Bernardo come coterapeuta e mediatore relazionale in un setting di neuropsicomotoricità. Se ne è discusso il 31 gennaio a Villa Villari a Cercola, nel corso di un convegno organizzato dal Centro Studi e Ricerca della Casa di Cura Santa Maria del Pozzo, impegnato dal 2006 nell'elaborazione e nell'attuazione di una nuova metodologia di intervento in neuropsicomotoricità ed indirizzo pet therapy con il cane di San Bernardo. Si è scoperto che questo tipo di cane, particolarmente affettuoso con i bambini, sia un ottimo collega di lavoro. Infatti, le patologie che possono giovarsi di questo trattamento sono di diversa tipologia: patologie neuromotorie, disturbi dell'apprendimento, disturbi del comportamento, sindrome genetiche, distorsioni relazionali, fino ad arrivare alle sindrome fobiche e alla disabilità intellettiva. I cani utilizzati dal centro vengono opportunamente selezionati ed allevati da esperti al fine di ottenere esemplari che abbiano i giusti requisiti per diventare cani sociali da pet therapy. A parlarci di questa nuova tecnica di pet therapy è stata la dottoressa Anna Maria Maddalena Terracciano, che ha illustrato i dati empirici raccolti fino ad oggi. Abbiamo visto che il cane è un ottimo mediatore, è un coterapeuta, quindi aiuta il terapista, si inserisce in un setting metodologicamente, scientificamente più corretto e tagliato a misura della patologia del bambino. Lavoriamo con patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva che vanno da disturbi del comportamento, disturbi della relazione, anche disabilità motorie, sindrome genetiche. E spesso sono soggetti che fanno queste terapie per molti anni, quindi un po' cronicizzati, che arrivano anche a fisiologici momenti di stanchezza. Il cane può riattivare il loro interesse e il loro entusiasmo per la terapia. Il cane, infatti, agendo come soggetto attivo, crea con la persona trattata uno scambio reciproco, fatto di emozioni e di stimoli, e provoca cambiamenti ed effetti positivi in entrambi i soggetti. Il cane di San Bernardo si presta particolarmente, un po' per la sua indole ad aiutare, e un po' per la sua conformazione fisica, alto, peloso, il pelo morbido, il testone rotondo, gli occhi dolci, l'espressione che comunica subito al bambino un senso di tenerezza e di protezione.